sollecitare un po' la vostra curiosità, le vostre abilità e la vostra voglia di crescere, nel momento in cui crescere vuol dire anche aprire i cassetti dove ci sono dei sogni, dei posti lì, e cercare di applicarli, di trovarli, di trovare la possibilità di avere un futuro che si desidera e che si sogna. Io quello che dico sempre, mi auguro di avervi tutti nel nostro terreno, mi auguro che scegliate di stare da noi, la nostra università in continuo cambiamento e in continuo rinnovamento. Stiamo facendo veramente belle cose, ci sono nuovi corsi di studio, ci sono corsi di studio resi molto più attuali e moderni dall'anno prossimo, da ottobre in poi. Insomma, c'è tutta un'apertura. Perché? Perché facciamo una ricerca ben fatta, e quando si fa ricerca ben fatta vengono fuori nuovi mestieri, vengono fuori le nuove professioni. È facile trasportare da una ricerca ben fatta ad una didattica le opportunità. Però attenti ragazzi, non seguite i consigli di chi vi dice scegliete quello perché lì poi trovate lavoro. Se è quello che vi piace, se è quello che avete piacere di fare, che sentite come qualcosa che vi piace, allora seguite quel consiglio, abbinate le due cose. Ma per favore, non scegliete un corso universitario solo ed esclusivamente perché vi dicono che lì poi troverete lavoro. Non è così. Perché? Perché alla base poi di trovare un futuro di crescita, certo che c'è la conoscenza, ma c'è una cosa importante: non essere mediocri. E allora, se una cosa non vi piace o vi piace poco, riuscire ad essere bravi senza essere, cioè qui nessuno vuole andare a Stoccolma a prendere il nome, bravi, è molto più difficile, molto più difficile. Ecco perché io faccio sempre l'esempio, anche se non mi piace personalmente, di un grande amministratore delegato, grande perché famoso, di una azienda italiana che adesso è una multinazionale. Lui si chiama Marchionne ed è laureato in filosofia. Perché lo faccio come esempio? Lo faccio per dire che nel momento in cui uno segue la propria passione, quello che ti piace fare, e lo fai bene, poi dopo l'apertura, la curiosità. Non pensiate che l'università è quel posto che vi dà un mestiere, quello si chiama istituto tecnico professionale, punto. L'università non è fatta per dare una professione, è fatta per darvi quel metodo, quella base culturale, quella conoscenza che voi poi utilizzerete nel percorso che avete scelto, ma anche facendo altro. Qual è la base fondamentale? Che siete bravi, siete colti e avete un metodo che vi permette poi di andare verso qualcosa di nuovo. Perché? Perché la base culturale che parte dal liceo, dagli istituti superiori, che parte dalle scuole medie, che parte dalle scuole elementari, non parte dall'università. Bene, quella base culturale che l'università vi dà qualcosa in più sarà quella che vi permetterà poi di scegliere il vostro futuro. Attenti a questo modo sbagliato di portare avanti il percorso della cultura. La cultura non è una professione, è un'altra cosa. Dopodiché, su questo, fate le vostre scelte, fate i vostri giochi, fate le vostre cose. Se avete voglia di fare un'esperienza in altre città, benissimo, ma attenti anche lì. Una volta che mi avete escluso la Normale di Pisa, la Bocconi di Milano, un Politecnico, ma non vi dico quale, tutto il resto ce la giochiamo benissimo qua. Ce la giochiamo benissimo qua. E Cagliari, tra l'altro, sta pensando di fare la nostra università un percorso per gli studenti più bravi, per chi ha voglia di fare qualcosa in più, e metteremo un gioco per cui è un po' più rapido a fare gli esami, è un po' più rapido a chiudere
i percorsi un po' prima del tempo, e a quel punto aggiungeremo degli insegnamenti validi per qualunque materia e metteremo degli stage, e l'università investirà soldi su questi studenti per fargli fare uno stage all'estero, per fargli fare uno stage in continente che gli aiuti poi a trovare dei percorsi lavorativi. E badate bene che come rettore di questo ateneo non mi interessa che voi lavoriate a Cagliari in Sardegna, mi fa piacere se lavorate a Cagliari in Sardegna, ci mancherebbe altro, ma non è questo lo scopo, perché se noi abbiamo in questo momento una realtà imprenditoriale o una realtà economica che non vi dà certi sbocchi, non è che tutti dobbiamo fare per forza turismo, non è che tutti dobbiamo fare per forza gli agricoltori, non è che tutti dobbiamo per forza fare archeologia, ok? Ci sono anche altri mestieri che se in questo momento in Sardegna non hanno una loro realtà, ma ce l'hanno nel resto d'Italia, d'Europa, del mondo, e poi si spera di farvi tornare. Questo ve lo dico perché quello a cui dovete puntare è la vostra realizzazione, la realizzazione di quello che volete essere e di quello che volete fare. Poi dove questo succede? Tanto di guadagnato succede vicino a casa, abbiamo un bellissimo mare, una bellissima terra la nostra, siamo d'accordo, ma non è un obbligo, non abbiate questo, mira, questo punto d'arrivo, scegliete sulla base di quello che ritenete più importante e più piacevole per voi. Dopodiché vi ringrazio, vi lascio alla vostra attività, ringrazio i vostri professori che mi hanno in qualche modo portato qui e mi hanno in qualche modo fatto partecipare a questa attività, e ringraziateli perché non è obbligatorio fare queste cose, e se lo fanno è perché comunque hanno a cuore il vostro futuro. E niente, dopodiché io finisco sempre dicendo forza Cagliari, ma anche